creativa. Adesso parliamo di un libro che si chiama Loro eravamo noi, lo ha scritto Nicola Mariuccini, casa editrice Alieno, verrà presentato sabato 28 alle 17:30 in un incontro alla Sala della Vaccara, l'ha incontrato l'autore. Per noi Lisa Malfatto, a seguire la rubrica del venerdì con gli appuntamenti del fine settimana, poi alle 13 arriva il telegiornale con Marco Taccucci con l'aperitivo. Noi ci vediamo lunedì alle 12:30. Nicola Mariuccini, siamo alla quinta fatica letteraria. Loro eravamo noi, una raccolta di racconti. Sì, la quinta fatica, anche se essendo racconti che avevo già scritto, la fatica non è stata molta, proprio quella dell'editore Alienò, sono coloro che organizzano il Premio Nazionale Clara Sereni, hanno accolto la mia proposta di pubblicare questa raccolta di racconti che avevo da qualche anno, dicevo, nel cassetto e che ci tenevo in qualche modo che non rimanesse là, ad areare il cassetto. E quindi ho chiesto di pubblicarlo, abbiamo insieme trovato la misura di questo libro, mi hanno fatto una copertina di cui sono molto contento. E quindi speriamo di intercettare l'attenzione dei lettori con questi 7 racconti brevi, una lettura agile con la quale ho provato anche a riunire, sono racconti commoventi letterari eterogenei, perché nati appunto in periodi diversi, ripeto, in 5-6 anni, mi sono accorto, rileggendoli e ricollezionandoli per questa raccolta, che avevano tutti un movente, forse stranamente, ma forse dipende anche dal mio modo di approcciare alla vita e alla letteratura. Cioè, hanno tutti un filo, diciamo, rosso che li unisce, di un amore impossibilitato, inibito. Tutti personaggi diversissimi fra loro, persone diciamo molto obese per esempio, che non riescono a esprimere perfettamente il loro amore pur nella serenità, oppure delle persone malate o altre, per esempio Elettra è una donna anziana, ex idealista, legata alla sinistra, umbra, che improvvisamente, per quello che è successo in questi anni, perde il contatto con la realtà, impazzisce e quindi comincia a tradurre in italiano le poesie di Seferis, pensa di essere in Grecia, però nel perdere questo contatto comincia piano piano a capire quello che è successo, a ricordarsi quello che è successo e anche a capire dove sono stati forse i punti nevralgici che hanno fatto perdere a lei il contatto con la realtà, ma anche da parte della realtà perdere il contatto con lei. Quindi comincia a comprendere un po' più di cose dopo lo smarrimento iniziale. Ci sono altri racconti, uno a cui sono molto legato sentimentalmente, che è Srebrenica, che diciamo parla in qualche misura del ricordo della strage avvenuta nel 1995, mentre il mondo occidentale si affacciava con Windows 95 al mondo globalizzato, lì si stava in realtà maturando in quelle parti, dalle parti del Kosovo, stava maturando una guerra terribile, un massacro fra i più orribili. Speriamo che in questi giorni non se ne accadano altri peggiori di quel genere, ma ecco, noi ricordiamo l'11 settembre con meno di 3.000 morti, ma quei 5.000, 8.000 di Srebrenica non sembra che non sia una cosa che ci appartiene, pur essendo a un passo da casa nostra. I protagonisti sono protagoniste in tutti i casi tranne uno. Sì, tranne Carlo, che è il
malato, diciamo, che dicevo prima, in molti casi sono donne o ragazze, giovani, anche una bambina, una ragazzina, quindi do spazio alle voci femminili probabilmente perché sono altro da me. Il titolo è la parte finale del racconto di Elettra, Peppicelli, emigrata in casa, che dicevo prima, guarda e pensa a se stessa rispetto a quello che non riesco, cioè che questa voce di sinistra non riesce più ad essere. Quindi a un certo punto parla con una ragazza che la incalza, dice, alla fine lei parla di loro, e questa dice ma loro chi sono? E lei si ferma un attimo e capisce, ma loro eravamo noi, cioè quelli che oggi riescono a cogliere questa cosa, prima eravamo noi capaci e quindi adesso non ci riusciamo più perché non siamo più noi, probabilmente. La politica fa sempre più fatica e più cerca di presentarsi, in qualche caso di avvicinarsi con i linguaggi sempre più comuni e sempre più banali, in qualche modo, con questa che sembra essere... Ho la sensazione che la politica pensi alla realtà come un po' troppo banale e pertanto così banalmente ci si rappresenta. Io ho fatto anche uno spettacolo teatrale recentemente, uno dei motivi per cui sono tornato volentieri alla pagina letteraria, proprio perché avevo fatto due incursioni in teatro, molto di grande soddisfazione, ma avevo bisogno. E ho cercato di dirlo anche là, questo mondo occidentale per un po' non è riuscito a far sognare le persone, a dargli un futuro. Adesso la sensazione è che non riusciamo nemmeno ad avere un presente a nostra disposizione. Quindi questa delusione ha sicuramente maturato un abbandono dell'attenzione, del consenso, tale che poi anche queste democrazie senza l'elemento principale, senza l'ingrediente principale che è il popolo, che è l'individuo, che è il cittadino che vota, diventano scatole vuote, trasferendo il consenso con i sondaggi, con situazioni che non sono frutto della partecipazione attiva, ma questi elementi di delusione certamente hanno prodotto, stanno producendo un mondo che va avanti per conto suo, queste scatole finanziarie che si muovono e che tutti sanno e capiscono che indipendentemente dai governi che leggiamo le cose vanno avanti comunque come devono andare avanti, e più diventiamo dirompenti nel nostro linguaggio e più deludiamo, perché poi al momento, alla prova dei fatti, ci troviamo con un pugno di mosche senza poter fare niente. Questo allontana. Torniamo ai contenuti di questo libro. Three Nights, per esempio, è la storia di una coppia omosessuale, due donne che nel loro cercarsi e nel loro amarsi troveranno probabilmente un culmine dove alla fine non sembra più nemmeno esserci. E quindi la storia è raccontata da un cieco, fra l'altro, che racconta questa vicenda di queste due donne e la racconta bene senza nemmeno vederla. Quindi sa tutto come uno scrittore onnisciente, però non vede. Quindi testimone non oculare. Sì, è un testimone non oculare, mi piace molto come termine. Io chi ce l'ha ma non vedono, e non so, nemmeno l'autore sa se realmente non vedono perché è realmente cieco o forse perché lo scrittore l'ha accecato. Sì, la copertina mi è piaciuta molto perché nel racconto Srebrenica c'è una violoncellista che suona ininterrottamente, diciamo, un motivo che è l'arpeggione, senza soluzione di continuità, suona solo il primo movimento, perché durante la guerra la sua vita è stata violentemente inibita e quindi non può crescere più, è rimasta chiusa in quel primo movimento dell'arpeggione, e guardando così l'autore della copertina ha immaginato in questa finestra di vedere poi gli altri racconti e le storie, come se lei suonando potesse un po' accompagnare il lettore per mano all'interno di questi racconti, diversi fra loro, appunto, in questi vari riquadri delle finestre, ma accompagnati da questa musica.